su Maco TV, che è una televisione culturale di piccola, però di grande cuore, questo sicuro. E parlare con delle persone ben acculturate come lei, professore, non è da tutti i giorni. Quindi, avendola già sentito altre volte, già pensata, avrei veramente piacere se lei, per il nostro piccolo popolo, ci desse suo sintetico parere sulla questione. Ahimè, dire Green Pass già mi viene brivido, però sentire un suo parere. Ma guardi, il Green Pass è semplicemente come il vecchio lascia passare delle leggi razziali dei nazisti, non c'è nient'altro da aggiungere. Questo riassume tutto. Sì. È una forma discriminatoria, anticostituzionale, inutile, fatta per finalità pseudopedagogico-sociali di costringere la gente a vaccinarsi, in una situazione in cui tutti i dati sperimentali, cominciando da quelli che vengono da Israele, ci dicono che i vaccinati contagiano come non vaccinati, che la loro carica virale è la stessa, e la campagna Pfizer in Israele si sta rivelando un disastro, un fallimento. Quindi assistiamo ad una situazione in cui probabilmente, quando si dovessero avverarsi le cose, ahimè, preconizzate da Montagnier, cioè una crescita enorme di patologia, soprattutto nei vaccinati, inizierà la caccia all'uomo per mettere i non vaccinati nei campi di concentramento dei container. Questo è quello che prevedono di fare, tutto qua. Cioè, questo è il rischio. Mi pare che questo sintetizzi un po' le cose che si stanno preparando. Certo, e da qui al prossimo inverno, dove si intersecherà anche il problema dell'influenza, che quella è stata completamente dimenticata. Quella è stata negata, nel senso che il Covid è stato l'influenza. Cioè, siccome i tamponi molecolari misuravano ogni tipo di infezione virale respiratoria, quest'anno è stato classificato come Covid la maggioranza delle influenze stagionali. Certo, senta professore, un'altra domanda molto semplice, ma secondo lei, a fronte di tutta questa grande confusione, c'è una ricetta che possa veramente risollevare le sorti di tutti, anche del buon pensare? Sarebbe la ricetta della verità e della libertà, che sono le due uniche misure che non possono essere prese, anche perché dietro a questa psicoinfo pandemia, questa psicoinfo strategia, c'è un piano di Great Reset, di azzeramento dell'economia e delle libertà civili, già ben descritto a Davos, ben descritto nel libro di Schaube e in tutti coloro che stanno preparando un grande riassetto di quella che è stata la storia delle democrazie europee. Però ogni tanto arriva anche qualche elemento di confusione come l'Afghanistan, e quindi vedremo. Certo, anche questo è un aspetto spinoso. Io confido nelle leggi del caos come presidio della libertà. Lei dice che andando al top della confusione, del maggiore sarà ricominci. Difficile organizzare il clima distopico che hanno in mente con i 5G, i microchip, la robotizzazione, l'algoritmizzazione datistica dell'umano, il transumano che hanno in mente, questa lobby che ha in Italia la sua espressione nel mondo dei Rothschild e di Draghi, in Francia ancora di più perché Macron è un funzionario della banca Rothschild. Quindi praticamente ci troviamo in una situazione critica sotto tanti punti e tanti aspetti. Non solo, ma direi che l'Italia e la Francia sono i peggiori paesi del mondo in questo momento. In questo momento sì, e la libertà comincia a diventare veramente una parola sempre ben più indefinita. Ma è una bestemmia, quando lei sente le dichiarazioni di Jorge Bergoglio, non lo voglio neanche chiamare Papa perché non lo è, o di Mattarella, c'è da essere veramente sconcertati. E l'ultima domanda, poi non la voglio disturbare, professore, sì. Le volevo chiedere, ma per il cinquantenne che viene già etichettato come un tore, colui che non aderisce a questa vaccinazione, mi permetta di dire anche ridicola, nel senso per la pressione che viene usata, cosa direbbe a questo buon uomo? Di trovarsi delle forme di latitanza per quando lo vorranno trascinare dopo averlo tamponato per strada nei campi di concentramento dei container. Beh, guardi, veramente viene da sorridere, ma effettivamente no, c'è poco da sorridere, c'è da essere terrorizzati, perché quindi arriveremo a questo estremo. Sicuramente, questo glielo posso mettere per iscritto. Caspita, professore, mi fa venire i brividi con il caldo estivo. Vedrà che cosa accadrà nel mese di ottobre e novembre, finite le elezioni comunali e prima delle elezioni del Presidente della Repubblica addirittura. Professore, guardi, ci lasciamo un po' con queste note un po' tristi, ma se una piccola iniezione di ottimismo su tutto il resto lei non ce la può regalare? Sì, lotta dura senza paura.
Gradisco anche questa battuta, che sicuramente non lo è, sicuramente. In tutte sedie, in tutte le forme. Sì. Caspita. Vabbè, e guardi, qui a Maco TV non possiamo che essere contenti di averla avuta ospite, perché una persona così acculturata e autorevole. Senta, mi scusi, prima che mi dimentico, ma la vedevamo spesso in televisione, l'hanno già radiata? Sì, da molto tempo oramai, da quando ho espresso le prime opinioni. Caspita, quindi siamo in una vera democrazia, complimenti. Siamo in una vera dittatura, più che altro. Facevo allusione. Quindi non la rivedremo, insomma, sopra i media. No. Ah, quindi si è già lei ha queste sensazioni di certezza. No, non sono sensazioni, sono fatti. Sono fatti. E va bene, professore, io non posso... Bocca al lupo e buona latitanza. Vive il lupo, grazie, faremo la grande resistenza. La ringrazio infinitamente, professore, un abbraccio, arrivederla, salve.